Sempre soffrendo e sempre con il minimo scarto, come anche con Silvia e San Buceto, il Custaramum vince ancora al Palacquaviva. 4 successi su 4 nell'impianto amico per i biancorossi, che dimenticano così lo stop di Atri e proseguono il loro cammino di alta classifica. Superato 2-1 il Civitella, squadra forte e attrezzata a dispetto dell'attuale centro classifica e che, nonostante qualche assenza di troppo, ha comunque dimostrato di essere compagine di valore e capace nel prosieguo della stagione di dire la sua per la zona playoff. Primo tempo nel complesso equilibrato. Cipollini, il migliore fra i cussini, salva subito su Granchelli. Tuttavia il Cus fa qualcosa in più come possesso di palla e come conclusioni pericolose. L'estremo ospite Pardi dice 2 volte no a Croce, quindi replica su Compagnoni, che trova la doppia conclusione. Sulla seconda libera Orlando. In chiusura proprio il capitano ospite chiama la risposta a Cipollini, il quale tuttavia sale in cattedra ad inizio ripresa, poiché l'avvio della seconda frazione dei pescaresi è di quelli rabbiosi. Custaramum alle corde, ma tenuto in piedi dagli interventi del proprio portiere, decisivo 2 volte su Graziani e soprattutto sul sinistro violentissimo di Nicola Nobilio al 5°. Ma come spesso accade, nel momento migliore di una squadra passa l'altra. Al 6° bel lavoro di Luzzi, che assiste Passamonti, pallonetto e gol del vantaggio per il quintetto di Romolo Di Giovanni. Passano altri 4 minuti ed arriva il raddoppio, contestato dal Civitella perché è giunto con Nobilio a terra per un guaio muscolare. Il Civitella perde palle e subisce la ripartenza cussina. Compagnoni riceve da Croce e fa 2-0. Inutili le proteste ospiti. Nobilio non rientrerà in campo, i suoi compagni però non demordono e dal 18° dimezzano le distanze. Granchelli corregge il tiro di Graziani, 2-1. E dal 24° il 2-2 è quasi fatto, ma sulla linea De Rensis evita la doppietta di Granchelli. Nel finale il Cus amministra il vantaggio e porta a casa 3 punti preziosi per continuare a restare in un'alta classifica dove le distanze sono ancora cortissime. Sapevamo che era una battaglia perché hanno tutti elementi esperti che hanno fatto anche categorie superiori. Quindi diciamo che è stata molto dura, poi alla fine ce l'abbiamo fatta. Insomma. Ecco, è una partita che è stata molto difficile, avete fatto 2 gol nel momento migliore loro peraltro. Sì, questo ci capita perché riusciamo, noi giochiamo sempre un po' in pressione, quindi cerchiamo di mettere in difficoltà le squadre, non farle giocare. Poi alla fine... come dire, molliamo un pochettino, loro si prendono iniziative e riusciamo spesso a colpire in questa maniera, si riallargano e quindi riusciamo a...